Sì, mukbang, mukbang, makbang. Ci sono anche le patatine, le salsine e Daniel i noodles. E guardate come questo è bellissimo, sto piatto che abbiamo composto. Siamo pronti? Anche la tartare. Ragazzi, Sì, ci sei anche tu. Ma io chi si tratta di mocca sciabu in un notte Vai, nita? vai, vai, pure vai. Ciao! Ah? Video! Mukbang! Ci siamo! Amore, sta registrando? Non lo so, E vedi, c'è il panino è rosso. chiuso, no? Sì, rec. Rec, devo sempre queste cose. Ciao ragazze! Ciao ragazzi, ciao bimbi, ciao bimbe, che c'è la permanente? Ciao, benvenuti in questo nuovo video mukbang. Ciao! C'è anche Daniel. Siamo pronti con le domande, amore. Vediamo le domande che ci hanno Vai! fatto su IG. Siete tantissime, mi raccomando. Se ancora non lo fate, seguiteci su IG, Carlita Dolce e Dario Del Re. E seguitemi anche su TikTok perché là faccio un sacco di video mukbang. Perché su YouTube non ne riesco a fare tanti, ma su TikTok ne faccio tantissime, mi trovate sempre come Carlita Dolce. Allora, andiamo a vedere le domande. Siete stati tantissimi. Ragazzi, io faccio un po' di mesca francesca. Allora, adoro i tuoi mucchi, grazie. Allora, ci pensate ad un secondo figlio? Scusa se può essere una domanda delicata. Iniziamo col botto, vai! Ma vogliamo parlare di questo sushi che è così bello, cioè, la Aspettate, mia ragazzi, salsina. io c'ho la mia salsina. La mia salsina di soia. Vedete? Penso di C'è la mia sì. salsina La mia salsina piccante. di soia. Mamma mia, che bontà. Con cosa iniziamo, amore? Che Iniziamo con la bontà, ma stessa che cosa. bontà. Io mo sto facendo un attimo un giro qua, Iniziamo con ragazzi. questo, amore. Allora, ci pensate al secondo figlio? Vai, rispondi Sì, nel ci frattempo. pensiamo. Sì, ci pensiamo. E basta, Ci sì. pensiamo. Risposta, sì. Ci pensiamo, Ok. Come è ci iniziato il 2023? Che aspettative pensiamo. Col avete? botto. No, non abbiamo No. aspettative, raga, vi giuro. Amore, fanno te fare salsina. Iniziamo con questo. Vai. Questo dovrebbe essere un maki misto pesce. Io faccio quello, la mia Nella salsina. salsina di soia. Salsina di soina, qua in foglia. Buona, quella Buona ragazzi. verde. Allora, io non ho aspettative, vi giuro che considerando l'anno 2022 è stato veramente per me uno dei peggiori. Io faccio come Massimo Troisi. Cioè? Abita, abito come me. A Bravo. me mi sembra una diavola. No, dai, così Ci no, però. penso Troisi. Vi Saluto a giuro che Massimo quando Troisi. fanno, bravo, Ciao che ci ha fatto ricreare Massimo. pochi Sì. film, ha fatto un occhio belenato. Noi ce le vediamo sempre. Sempre. Vi giuro mi fanno venire l'ansia con le persone che fanno i buoni propositi, i miei obiettivi, Vabbè, se però inizio con l'anno dire io andrò a io correre, vediamo. io andrò a fare, io andrò a dire, no, fare questo, fare quello, no, vi giuro, a me viene l'ansia. Cioè, via, una pistola mi sparo. Vorresti secondo figlio? Tre piatti preferiti, vai, tre piatti preferiti. Mangiando sushi, vabbè, prendo un bel nigiri e vi dico che uno dei miei piatti preferiti è il Mevo. sushi, ma non l'avreste detto mai. Amore, Mevo. uno dei tuoi? Fatto verito, una bella lasagna, gnocchi alla sorrentina e una bella pelle Bello, no, per di me, piatto preferito, sushi, pizza. E pasta, la pasta in qualsiasi modo me la fa, mi piace. Vabbè, questa pure sembra la A me anche pizza, eh. questa, una bella marenna, un po' di salame e mozzarella. Vabbè. Avete avuto il Covid, tu e Dario? Io sì. No, io no, Dario sì. Io sì. Aspettate che nel frattempo mentre faccio un video faccio anche un TikTok. Video nel video. Ma chi si tratta di mostro sciabu in un'otte nita? Mamma mia! Sto registrando un video YouTube. Mangia, babà, mangia. Ok.
Ragazzi, mentre mangio un sacco di sushi buonissimo, stiamo registrando un video mukbang sul tubo. Finalmente siamo tornati, venite lì a vedere il video. Un bel gamberetto per voi. Ragazzi, voi cosa vi state mangiando? Ok, torniamo alle domande. Vai. Torna a casa, Alessi. Allora, amate il Natale? Beh sì, Dario sì, ama tantissimo il Natale. Io no, però mi scoccio di togliere le decorazioni, ma quando le toglieremo, amo? Quando qualcuno ce ne dà una mano. Ci sono persone che daranno torte. Ma no. Se viene qualcuno a darci una mano. Amo, questa no, la voglio chiedere a te. Cosa ti diresti ad una ragazza di 26 anni che si sente un fallimento? Prima cosa, non si deve sentire fallita. Prima cosa, fate una bella mangiata di sushi, che a pianza piena ti senti meglio. Guarda questo qua con la... Se pensi che stai fallendo, allora quello è il tuo successo. Ci devi chiedere fino in fondo. Ma lei si sente un fallimento? Ma però se le persone gli dicono... Quindi, ma nemmeno da male. No. Io immagino... Ah, tu dici che le persone la fanno sentire, quindi... Chi è che ti fa sentire un fallimento? Chi è che lo dice che sia un fallimento? Adesso... Non credo che sia Ma poi c'è 26 anni, c'è una vita davanti, la gente si laurea a 50 anni, se cambia mestiere a 40 anni. La mia vita. Cioè... È lungo. Non ti raccontassi la mia vita, volevi dire. Perché hai cambiato tanti si lavori. Sei fallita, no? Non puoi essere fallita, semplicemente non sai che strada prendere, ma la tua strada c'è. Devi avere pazienza e devi avere voglia di fare. Sì. Ma non sei un fallimento. Anche se magari un periodo in cui non hai tanta voglia di fare, un periodo. Tutti quanti, tutti non è che sono tutti. Buoni. Abbiamo sempre periodi wow, siamo i più bravi, wow, siamo i migliori. Cosa fai per tirarti sui morale quando è una giornata no? Voglio sculare. Prendo psicofarmaci, no, scherzo. No, quando è una giornata no. Vabbè, ci sono alcune persone che hanno il potere di farti sentire un po' meglio. E quindi devi stare con quelle persone, per esempio me ne rendo conto. Vai in palestra. Perché lo sport ti produce endorfine, fai un po' di shopping, ti tieni soldo, questo mo, sashimi. Che buono. Nessuna domanda, solo per dirti che sei fantastica, ti si vuole bene, ti seguo dai tuoi primi video YouTube. Grazie Tina! Un bacio. Ciao Tina, un bacio. Ci aspettiamo. Dove? Non lo so. Io sono a casa e sono risultata positiva, sto a pezzi. Mi mandate un augurio, Rosalia. Rosalia, forza. Tantissimi auguri, ma prima o poi passerà, tranquilla. Ci sono passati anche io. Non sto controllando questo sushi. Auguri di buona guarigione. Ci aspettiamo. Avete mai pensato di cambiare città soprattutto per lavoro? Io me ne sto in Africa. No, in Africa no, me ne sto a New York. Ma per poca odia. Per lavoro no, perché noi comunque in realtà noi lavoriamo qua, però noi lavorando online potremmo lavorare da qualsiasi parte del mondo comunque. Quindi sì, ce ne potremmo andare, però a noi piace Napoli. Stare qui. Stiamo bene, l'amiamo come città, anche se alcune persone... La nostra patria. Napoli è bella, alcune persone un po' meno, però noi l'amiamo. Quindi sì, ci abbiamo pensato, però mai seriamente. Abbiamo pure comprato casa qua, come lo voglio dire. A proposito, Carli... Il naso. Nasina babbo. Sì, no. Dice questa ragazza, come procedono i lavori a casa nuova? Un saluto, PS, siete bellissimi. Bene, bene. Diamo qualche aggiornamento che vogliono sapere. Date questo tutto, sushi sotto e sopra.
Mamma mia, salsa piccante, salsa di soia. Devono fare i saggi, ragazzi, questa settimana prossima speriamo che si faranno i saggi. Che è zona archeologica. I saggi quelli di ginnastica artistica. Fanno un balletto. Ti capisci, lo sa. Anzi, dateci una mano, E che mano ci possono dare? E chi capisce, lo sa. Cioè? Per fare i saggi ci vuole... Per, vuol dire... ispezionare il terreno. Bravo. Se qualcuno conosce Palazzo Reale, una buona amicizia. A che età vuoi smettere di lavorare per goderti tutti i tuoi guadagni? Dario ha smesso di lavorare da mo. Quando sono nato. No, poi ti prendono per lo sfaticato. Perché tu? Io vi dico, io vi rispondo così. Faccio che ami e non lavorerai un giorno della tua vita. Bravo. Io sinceramente spero che il mio lavoro di influencer e soprattutto quello del mio shop online, la Dita Shop, del nostro shop online, non finisca mai. Perché lavoro è vita. E se buttate in mezzo alla strada questo bambino, dai. No, ma a parte, amore, il lavoro è vita. Senza lavorare non ci so stare. Amo il mio lavoro. Quindi. Ah, ma ciò che fai è non lavorare neanche. Andate tutti adesso a fare un ordine su caritashop.com. Ti fa un ordine, ci mandiamo i sushi a casa. Vai, in dopacco, Mottimi. In dopacco. Ti piacerebbe condurre un programma TV? Questo è bello. Facciamo rispondere a Dario per me. Mangia, mamma. Bravo. Ma è buono pure questo. Brava papà. Aio? Secondo me sì. I pacchi. Quali pacchi? Il Reuma. No. La smissione di pacchi. Ma dai qua, c'è tipo il caviale. No. Adesso mangio la tartare. No, a me piacerebbe fare tipo il grande fratello o tipo le iene. Le iene piacerebbe un sacco. Quando ti c'è le iene. Carita, ti svegliare alle 7 per andare là, ma alle 7 di sera. No, là mi svegliamo. Ah sì? Ma perché alle 7 poi? Perché i servizi si devono fare la mattina presto. I servizi da una fa. Ma che ne ha fatto su svizzero? I servizi ma no. È pulizia allora. Servizi che telecamera, cosa registrano. Vabbè, comunque piacerebbe questi programmi qua. Molto. Sarebbe una bella soddisfazione. Non mi sfocca perché io non amo svegliarmi presto. Una bella patatina. Voi amate svegliarvi presto? Cioè. Amo, tu ami svegliarti presto? Io, sì, sono misciato. E cosa provi? Perché? Da carica, le cose da fare, già cioè la mattina. No, io non ho visto sta carica. Ragazzi, alle 5 già sto sveglio. Mamma mia. Voi? Buonasera, sei bella, complimenti. Vorresti avere un altro figlio? Ah, un altro figlio. Oh? È cacchio. La domanda è sempre... E meno faccio un figlio. E tu diciamo. No, vorresti averlo? Sì, quando arriva? Arriva. No, amore, quando arriva, arriva. No, io, anzi, vi dico la verità. Questo secondo figlio a me piacerebbe più programmarlo. No, quando arriva, arriva. Perché è più bello. Quando decidi, voglio un secondo figlio. No? Beh, sì. Però se il signore decide. Ah, beh, certo. Uno ci prova. Ma magari se succede, quando tu dici il secondo figlio va in arriva. Succede spesso così. Dice, ma chi muffa fa? Com'è cambiata la tua alimentazione negli anni? Vi adoro. Allora, diciamo che la mia alimentazione negli anni è cambiata da quando ho conosciuto Dario. Ma. Perché prima avevo un'alimentazione molto... Corretta.
molto corretta, molto light, riuscivo molto a fare la dieta, soprattutto la dieta da palestra. Bravo. Mi allenavo, avevo un bel fisico proprio palestrato, stavo bene. Poi lui iniziò a venire qua a casa mia, portando chiacchiere, portando, che portavamo? Panuz, pizze, chiacchiere più ne metta. E proprio te ne mangiavo, se vuoi mangiare la linea non so mangio. Vieni tu. No ragazzi, è così. Dicevo che fa malucchio. Daniel, mangia papà. Mi mangiava l'albume, il merluzzo. Guardi quanto è buono. Il nasino. Ma metti un po' di quella salsina qua. Quella salsina? Quella rosa. Che è la rosa? È finita. Ma quella rosa, che c'è per me? È finita. E devo fare? Allora. Dani, pulisci il nasino a papà. Basta. Non ti alzare. Perché? E devo fare la salsina. Ragazzi, subito vengo. È forte. Potete dare a fare la salsina? Non la fine. Prossima domanda. Cosa ti ha fatto innamorare di Carlito e cosa ti ha fatto innamorare di Dario? Questa è bella. Risponde prima a Dario. No. Facendo la salsina. Ah, yeah. Rispondi. La sua precisione. Non dimentico che sta precisione, si è fatto due, non si può dire, però due cocomeri. Il suo sorriso. Sì. Sì. E poi, diciamo come persona, al di là di esteticamente. Che è simpatica. No, cosa ti ha fatto innamorare che tu ti ha colpito? Gli occhi. No, esteticamente. Vabbè, poi uno si è innamorato col tempo, diciamo, col passare del tempo. Tu inizialmente che cos'è che ti colpiva di me? La tua bellezza. No, esteticamente. Ma solo quello, ma non è poco, se non conosci una persona. Ma se non conosci una persona, che ti può innamorare se non la conosci? Mi sono innamorato della tua simpatia, ma tu non mi conosci. Non esiste. Chi è il primo pensiero che conosci una persona? Vabbè, inizialmente, che ne so, perché quella persona è gentile, è dolce, non so, ti piace parlare con lei, ti incuriosisce. Vabbè, ti piace passare il tempo con lei, è normale, no? Perché quando portavi le pantofole a casa mia. Che vado io? Quando i pantofole, io vengo in pantofole. Tu portavi le pantofole? Lui si presentò a casa mia con le pantofole, in uscita. Sì, io a casa devo stare senza scarpe, ragazzi, per il comodo. Ma una prima uscita che fa una ragazza, una delle prime uscite che ti invito a casa, tu ti porti le pantofole. Eh sì, perché per vedere il... Io ero prima del Covid, ma prima, molto prima. Ci ha azzeccato il suo Covid, stavo parlando 6 anni sì, fa. Sì, Quindi? Ma non puoi stare a casa di una persona con le scarpe. No, a me mi mette l'ansia, quando caccia anche le pantofole, mi mette l'ansia. Mi sono rimasta tutti i sashimi per la fine, li amo. Comunque, prossima domanda. Se Carlita dovesse partire per lavoro per tanti giorni, come la prenderesti? Ragazzi. Sabato pizza. Domenica panuzza. Che strunza. Mo solo per mangiare, perché ti faccio mangiare. No, come no. Grazie di tutti invitati. Ti aspetto alla festa che e tu ci sei mo. Cosa la festa? Cioè non ci sto. Ragazzi, non ci sta Carlita. Però rispondi seriamente, perché poi ci volessi credere, ma mi mangio pure un raviolito. Un raviolito. Dai, non è più a papà. No, è più. Perché? È tutto. Amore, qua. Ma io ho tutti. E ti assaggia il sushi, ti assaggia il sushi. Ti, questo è il sushi. Ah, vuoi questo qua, babbo? Mm. Guarda le apre. È sushi. E questo è il sushi, babbo. Stavo dicendo, mo? Rispondi seriamente. Dici. A parte il fatto che io da qualche giorno partirò, se mi ha fatto apposta questa domanda, io partirò per lavoro, ovviamente col mio Armi, con Armando,
e quindi lui dovrà stare da solo, eh? E vedremo se ti mancherò. Sicuramente mi mancherà, però uno lo fa per lavoro, mica per... pure io fra un mese partirò. E a dove vai? È stato domingo. Per lavoro poi. Sì. Sono delle ragazze là che hanno bisogno di lavoro. E io devo dare il lavoro. Tu ce l'hai loro? È una mano, c'era, se mi potevo riprendere la mano, mi ha contattato, non è stato domingo, ci diede una mano. Ma. A disposizione. Quelle che fanno il labbro, che fanno la tartaruga, il coniglio, il cigno, hai mai visto? Hai visto con l'asciugamano, quando fanno tutte quelle cose? Se gli dà una mano a fare tartaruga e cigno. Ma sono buoni si lavio. Vabbè. Un po' di tosse, babbo. Un'altra domanda. Ma c'è tutta questa ragazza divertente. Vai. Fatti una domanda e datti una risposta. Ma chi è? Marzullo? Beh, non ce l'ha mai capitata sta domanda, bella. Inizia prima tu. Però bello, ma si frisco, fra. No, qual è la domanda? Sei bello? Non la rispondo io, quasi frisco. No, vabbè. È chiuso lì. No, vabbè, non ho parole. Mi ha fatto una domanda seria. Come faccio la domanda seria? Fatti una domanda e datti una risposta. Dai, aiuterai il prossimo? Sì. Tieni, Daniel. In che modo aiuti il prossimo, tu? Dipende. No. Anche io ho una parola di conforto. Tieni. Mangia papà. Non la fa cadere. Questo è sushi. Va bene, papà? La mia domanda è, sarai sempre forte per affrontare i tuoi momenti negativi, i tuoi momenti bui? La risposta è, ci proverò. Sì, certo. Ve lo dico, ci proverò. Mi è piaciuta? Adesso mo fai tu una domanda a me e io una a te. Cosa ti aspettare da questo 2023? Mi aspetto di guarire dai miei momenti, no? Bravo. Di stare finalmente bene. Bell'amore. Mi aspetto che siamo sempre insieme. Vuoi cantare? Lasciatemi cantare. Che Daniel cresce, va a scuola e non caro più malato. Mamma mia, perché una cosa deve andare. Come andiamo bene, caro malato. E mi aspetto che la nostra azienda Carlita Shop vada sempre meglio grazie a voi e ai vostri ordini. Ringraziamo i nostri fedelissimi clienti e amici. Ci saranno delle novità anche per il mio brand, quindi mi aspetto che queste novità vi piacciono. Carlita Beauty. Poi basta. Tu? E tu lo fai? La cosa più importante, non l'ho detta, la salute. La salute è una cosa, senza salute. Mia e delle persone che voglio bene. Senza salute. Non so, quella è la cosa che mi aspetto e che vorrei. Niente obiettivi, niente cose, niente. Io non sono molto a rivista, non sono molto. Ammetto quello che mi è successo, veramente mi è successo perché mi doveva succedere, però non ho mai. Non ho lottato, però non ho mai. Non sono mai stata avida. Ho fatto tutto con la passione, ma non con l'avidità. Bravo. Tu invece, amore, cosa ti aspetti a questo 2023? Pace e serenità. Amo, paro papa.
metti un po' di coca. Mamma mia, ci stai venuto Coca-Cola. Cioè, chi stava a Coca-Cola? Invece le macchine a benzina, dare a Coca-Cola. Sì. Metti una le bicchiere qua, c'ho l'acqua. Allora cosa ti aspetti tu? Ho detto che tutti stiano bene, che il Covid se ne va veramente per sempre, che finisca la guerra, Bravo, hai detto una cosa importante. Anche che non ci fossero più guerre. E anche un'altra cosa, che non ci sarebbero più disparità economiche, di sapere di persone che veramente sono in difficoltà economiche. Torniamo al baratto. Tu era una cosa a me, era una cosa a te. No, però... Vabbè. Abbiamo quasi finito, devo finire solo questo. Adesso lo finisco di mangiare. Mandiamo un bacio grandissimo. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Ciao, lasciateci tanti commenti sotto. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Dai, mando il bacio. E seguiteci su IG e soprattutto anche su TikTok. Un bacio. Ciao ragazzi. Ciao, buona ciao bimbi, vita a ciao tutti. Bimbe, vi aspettiamo. Voi faccio salutare da Daniel, aspettate. Daniel, saluta. Daniel, saluta. Daniel, ti sto guarda. Riprendendo, saluta. Ciao bimbi. Ciao bimbi. Un bacio, vi voglio bene. Vi voglio bene. Voi volete bene a me? Fai il cuoricino a papà, cosa pensate? Papà, il cuoricino, vai. Bravo. Mangiate da mamma.